Su amici, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Adrai e oggi torniamo con la nostra Olympus Challenge. Eccoci, siamo arrivati, la nostra Demetra era qui che ci aspettava. Devo dirvi la verità, ragazzi, sono andata un po' avanti, ma mi sono lasciata prendere la mano e sono andata avanti parecchio. Le ho comprato anche questo per fare, non so se l'avevate visto nello scorso episodio, ma credo di no. Comunque questo qui per fare il punto croce. Lei è un pochino migliorata, adesso è al 3, livello 3. Cottura al forno 3, cucina 5. Cucina sta avanzando abbastanza in fretta, lei ha bisogno di lavarsi. E qui sarebbe il caso di iniziare a pensare a fare una casa un po' decente. Allora, io volevo anche vendere un po' di questa roba di Stalana, visto che ce l'ho. Cavolo, 480 simoleon. Vendiamola tutta e vediamo se c'è da fare qualcosina anche qua. Raccogli le uova, ovviamente non quelle da cova, ce n'avevo. Queste da cova, eccellente, sono molto felice. Poi dai un dolcetto amichevole a lui, anzi a lei, poi puliscila, socializza, carezza Bianca con entusiasmo, cioè bellissimi questi animali. Ricopri Bianca di amore, ma sì. Ok, preso tutte le uova, vediamo, c'è un uovo marrone al cioccolato, eccellente, sì, io lo vendo. Ma sì, vendiamolo. Al momento cerchiamo di fare un po' di soldi. No, ho venduto questo perché vorrei aggiornare qualcosa, anche se in realtà lei alla fine non è che abbia tutte queste grandi, non ho sbagliato, ma poi non me lo fa nemmeno fare, quindi azioni, ah sì, da qui aggiorna, estensore virtuale cura il comfort, è come l'aromaterapia, tranne per il fatto non è niente tutto questo, mantiene pure i polli rilassati prolungandone la vita, deve mettere a rosare e porta l'aggiornamento del bestiame. Invece se lo faccio a lui, che succede? Allora non posso fare una pippa. Quindi eventualmente potrei fargli aggiornare questo. Ah già, giusto, poi vorrei anche tosare Bianca. E vorrei comprare anche una mucca. Che dite ragazzi, compro la mucca? E mi sperpero soldi così, ma sì, dai, poi mi farò fare soldi anche lei con il latte. Quindi ci sta di prendersi una mucchina, andiamola a comprare. Poi sono veramente, cioè, ho una voglia pazza di capanna per animali, la metterei. La vorrei mettere lì vicino, però c'è questa cosa qui. Sì, vabbè, tanto la casa al momento, lo vedete, come vedete anche voi, è molto così, alla volée. Acquisto un animale. E voglio la mucca marrone 400, ma non ho i soldi, quindi dovremmo aspettare. Fa niente, qui cos'è? Coupon? Che cavolo è? Ah, coupon, consegna alimentare gratuita. Sì, perché ho fatto delle commissioni, devo finire ancora. Devo consegnare un altro ricamo a punto croce da Agnes Crumble Button. Allora, sono qua, però c'è Agatha, non c'è Agnes, perfetto. Però vabbè, già che siamo qui a questo punto, compro una scatola del mistero, non lo so. Proviamo a contrattare, visto che è nostra amica. Sì, salve. No, nulla, ci è andata male, è nostra amica, ma non ci è venuta incontro, ragazzi, aiuto, se fuori di testa ci sto già rimettendo, vabbè, ma com'è chiuso? Ah, sono 19 in effetti. Vabbè, offriamo il nostro aiuto a questo punto e basta. Amichevole, offre aiuto a sbrigare delle commissioni, vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare per lei. Vabbè, questo, dai. Facciamo questo, portarle probabilmente gli ingredienti e poi facciamone uno anche per lei, per Lavinia. Non posso, al momento Lavinia non ha alcuna. Ok, va bene, allora niente, per lei non l'aiutiamo. Vogliamo chiedere a lei
offrite a sbrigare delle commissioni, anzi no, io volevo andare. Andiamo invece dal tizio del bosco, dal nostro sorvegliante, e chiediamo a lui se vuole, se bisogna di qualche cosa. Anzi, voglio che Chris Campbell Button e Michael Bell li faccio venire a casa mia, faccio prima. Ok, eccoli qua. Facciamo consegna ricamo il punto. Come no? Ragazzi, ma questo cos'è? Ah, non lo devo finire. C'ha ragione lei, allora, al cappero. Va bene, allora a questo punto, già che siamo qui, offriamo aiuto a sbrigare delle commissioni con lui e offriamo aiuto anche a lei. 175 simoleon, ti piacciono funghi e la toro? Ce ne sono alcuni davvero buoni in questi boschi. No, mi sembra un po' troppo complicato cercare questi funghi, visto che nei boschi non trovo nulla. Ma sì, facciamo questo degli animali. Conversa con due conigli. Ok. E offriamo aiuto anche a lei. Poi posso acquistare anche una mucca adesso. Oh... Non ridere della signorina Crumble Button, Demetra, poi... Ah, non posso perché l'ho già troppe, giustamente. Ok, allora, vieni qua. Nutri mucca marrone. Ciao, bellissima! Ma ciao, amore mio! Pulisci la mucca marrone. Dai un nome a mucca marrone. No. Clara, sì, va bene, mi piace Clara. Accogli una mucca minto alla saggezza, va bene. E poi direi che potremmo darle un dolcetto amichevole, visto che però posso dargli solo questi. Socializza, ricopri Clara d'amore e dopo la mungi. No, bella che sei. Ora andiamo anche nel bosco a vedere di parlare con qualche coniglietto. Ma che carina! Dai, ricoprila d'amore perché in effetti se lo merita. La stai mangiando. Ora Clara è sotto l'effetto di un dolcetto amichevole. Migliora la relazione tra le mucche e i sim. La strada che porta al cuore di una mucca passa da un dolcetto delizioso. Bene, quindi direi che siamo andati... che si sta andando bene. No, vabbè, meraviglioso. Clara, stai buona. Che la mamma ti munge. Mieti tutti raccolti? Grazie, ma Clara, scusa, posso raccoglierli finalmente? Oh, che bello! Allora, estirpa le erbacce, c'è ancora la signora Crumble Button. Sì, e possiamo consegnarli, credo, la zucca, perché era una zucca. Credo, eh. No? Scusa, eh? Accoglie una zucca di produzione propria. Ok, mangia qualcosa a questo punto, cena. Fa una pasta primavera. C'è un coniglietto? No, è la pianta. Ragazzi, mi sono fatta fregare. Mi sono presa dall'entusiasmo. Guarda, i prossimi soldi li useremo per fare una casa più decente, eh? Perché in effetti così... non ci se ne può più fare. Ti ho fatto usare il bagno. E poi prima di andare a dormire passa l'aspirapolvere piccolo. Beh, mangia. Raggiunto il livello 2 di alta cucina, molto bene. Innaffia qui, sì. Ok, allora, le faccio fare un po' di punto croce. Povera Crista, perché muore, non c'è niente, si disfarra gli occhi perché non è al buio. Ma fa niente, lei ha la vista supersonica. Cerca di finirlo perché vorrei completare la sfida della Crumble Button. C'ha le occhiaie, è stanchissima, povera. Dai, che ora ti mando a dormire, promesso, ci rimettiamo al lavoro domattina. Ecco, si è anche bucata. Devo fare una foto a questa cosa, però, eh. Ce la farà a finire senza distruggersi le dita? Finito? Sì, no, non l'ha finito ovviamente. Va bene, ci vediamo domani mattina ragazzi. Si è svegliata con il mal di schiena per il materasso duro come il cemento.
Mi dispiace, piccola, cavolo, mi serve un lama beige e io ce l'ho ovviamente. Il lama bianco, non avevo dubbi, non avevo dubbi. Porca miseria. Allora, pulisci bianca, sto riempiendo un tanto di mangime. Socializza, accarezzala con entusiasmo e poi tuosala. Ma cos'è sta cosa? Cioè, le ha dati i soldi. Eccolo! Eccolo, mio Dio, che tesoro! No! Giocaci pure dopo quando hai fatto con Clara. Guarda lei come si gode la spazzolatura. Guardatela! Bellina, amore mio. Ok, altra foto, ragazzi, sì, foto a go-go. Quindi andiamocene nel bosco per vedere di fare, trovare qualche coniglietto con cui conversare, anche se l'aspetta prima la mando in bagno e la faccio lavare. Ci vediamo direttamente al bosco. Siamo arrivate al bosco! Allora, dobbiamo trovare dei conigli. Poi vorrei anche farla socializzare un po', magari potrebbe anche andare, non lo so, da qualche parte con la... Oh, intanto cerca rane. Con per esempio la sua amica Kim potrebbe andarsene, non lo so, a fare un po' di vita, perché lei in effetti al momento si sta occupando della fattoria e non fa veramente nient'altro. La sua vita è totalmente dedita al lavoro, il che ci sta perché ragazzi i soldi sono sempre un problema, anche se ora ne abbiamo 1.400, quindi ci può stare. Volevo vedere anche per l'aspirazione cos'altro devo fare. Ah, collo con una dimora, però devo fare prima amicizia. Da regalo? Non ho niente da dargli. Ok, allora niente, non ci sono uccelli selvatici. C'è il Festival Disastri e distrarsi o viceversa. Potrebbe essere una buona occasione per guadagnare 500 simoleon e fare qualcosa di sociale, come appunto dicevo poco fa. Voglio andare a casa sua per passare del tempo insieme. No, adesso scusami, no. Vedete, lei è completamente persa nel suo mondo. Un coniglio, un coniglio, è arrivato. Discute del pericolo dei batuffoli di polvere. Socializza, accarezza coniglio selvatico. Chiede dei dentaguzzi affilati. Amore, mostra una movenza di ballo. Ma quanto sei buccioso! A parte vorrei anche cambiarle il vestito a lei perché era una vita che è sempre il solito. No, veramente sembra che non abbia altri vestiti, giuro che ne ha altri. Ma guardatelo! No, vabbè, ragazzi, ma lo vediamo. Vedete tutti quanto è bello? Allora, aspetta, fammi vedere un attimo. Ok, ho già conversato con lui, in realtà dovrei... prendi il regalo offerto dal coniglio selvatico, ma grazie. Dai, vedi come ballo, ti piace? Sì, no, dai, fa piacere. Cosa ci hai regalato? Chiedo aiuto per il giardinaggio. Questa quanto è 25, vendiamole, ciao. Marmellata di fragole, abbiamo quattro funghi. Cosa ci ha regalato? Ah, la marmellata di fragole ci ha regalato. No, no, ma Paco, va bene, Paco, almeno abbiamo di... Abbiamo un amichetto. Serve un altro coniglio, quindi perdonami Paco, devo salutarti e cercare un altro coniglio. Ok, però sapete cosa? Già che è caldo, potresti venire qui a nuotare un po'. Nuota vicino, dai, hai fatto un bagnetto, rilassati e divertiti un attimino. Tanto il coniglio, lui ci abbiamo conversato, l'altro è vuoto, quindi vai, goditi un po' la natura e anche un po' di divertimento, visto che sta lavorando come una matta. Lavinia? Sì, vorrei andare, ma... Oh, che bello! Flutto all'indietro. Che spettacolo. Vorrei farlo io il bagno qua. Devo farle, indovinate? Una foto. Avevate qualche dubbio voi?
Posso acquistare la dimora? No, vabbè, dobbiamo tornarcene a casa. Basta, torniamo a casa. Abbiamo fatto amicizia e posso acquistarmi la dimora. Sì, lei gradisce la forma fisica. Scusate, voglio scavare qui, l'ho visto mentre andavamo. Poi cambiati, vestiti magari, hai fatto il bagno, ma ora cambiati. Indossa questo, vai. Torna a casa, sembri quasi Biancaneve con questo vestito, se non fosse che non hai capelli a caschetto. Siamo arrivati, sono andata a casa, ho comprato la dimora per conigli, ma non volevano uscire. Quindi niente, sono venuta qui con lei e direi di unirci al mattacchioni. Lei sarebbe Kim, non l'ho specificato, ma lei non ha altri vestiti. Cioè, io, per carità, anche fame la nostra cara Demetra, in effetti non ha mangiato una mazza. Qualche sim carino per la nostra piccola? No, non c'è nessuno è decente. E poi c'è una gran maggioranza di donne, che va bene, per carità, non è che vada male, però ragazzi, diamoci da fare. Buffo, mimo della salsiccia impossibile, tanto faremo tutta sta roba qui. Vorrei arrivasse un bel maschio, ma ragazzi, non ne arriva uno. Provo a contrattare, a vedere se ci riusciamo, perché altrimenti proviamo a contrattare di là. Lei deve mangiare, ma vorrei farla andare un po' più a risparmio. Lui come no, è bruttino, non mi piace. Ok, lei è giocosa. No, lei non contratta. Guarda che carina, avesse avuto un sim maschio. Ok, non mi... Ok, vediamo, ordiniamolo di qua. Guarda, mi hai fatto rabbia. Tagine, prendiamo un tagine. E poi facciamo qualche scherzo. A parte devo fare prima una presentazione per flirtare. Per parlare con le altre, questo mangialo tesoro, eh. Inja, sì, fai del sarcasmo sul voodoo, imita i burloni. Dov'è Kim? È qua che parla con questo signore, imita burloni. Raggiunto il livello 5-6, sei fuori di testa, ci sto già rimettendo, ok, i mattacchioni sono in testa, perfetto. Facciamo un'altra volta il mimo della salsiccia impossibile. Io ragazzi sto tentando di stanare sti conigli, ma non c'è modo, non escano, non vengano sti piccoli dispettosi. Vabbè, occupiamoci dell'uovo covato e vai nel pollaio. Dov'è? Fai schiudere l'uovo, vieni, no basta, lo fai dopo, vai a schiudere l'uovo, stavolta non me lo voglio perdere. Aspetta. Oh mio Dio, sono emozionata io per lei. Si sta schiudendo. Amore. Ve l'ho detto, vi riempirò tutto di... Diamo un nome anche a questo piccolino quando viene. E raccogli le uova. Pulisci il pollaio, Sara Scott. Hai scritto al mio partner? No, non so manco chi sia il tuo partner. 4 uova. Spargi il mangime attorno a te, anche se ce n'è, insomma, non è che... Dibatti sull'etica, va bene. Questo ancora non è pronto. Poi c'è da pulire il capanno, perché qui c'è un grande schifo. Abbiamo la zucca abnorme, ragazzi, spero che ci sia presto la fiera con i prodotti agricoli così da esporlo a super vitalità. Mamma mia quanto sei antipatica però quando fai così. Signorina Agnes. La lama, ok, ce l'ho, la lana di... vabbè, lascia stare, non parlo più con lei perché lei adesso
è abbastanza incazzosa, quindi viene a tosare. Oddio, pulisci Bianca tipo subito. Piccola. Ricopri Bianca d'amore. E poi tosala. Ok, così almeno lo diamo alla signora Crumble Button. Clara, porca miseria, sei veramente sudicia pure tu. Pulisci Clara. Ricopri Clara amore, nutrila e mungila. Dopodiché pulisci pure il capanno. Ladra dalla coda folta. Ah! Chiama i polli dentro, tutti, sì. No, ora no, perché c'ho una... Ma finisci di lavarla al volo, forza. C'è la volpe che mi sta per attaccare. C'è un coniglietto! Ancora, ma è sempre Paco. Ma è lo stesso. Socializza, carezza e coniglio selvatico. Non provare ad uscire con me, va bene, no, non proverò a uscire con te, non so, non ho capito che è successo. Ok, ce l'ho fatta. Pulisci il capanno, chiama da te Clara, dove è finita la signora Agnes, mi sa che se n'è andata. Sì, richiamiamola momentaneamente qua, perché ormai voglio darle anche la lana. Allora, diamo ad Agnes la zucca, intanto lei la sto facendo scusare, non so esattamente per cosa, ma sappiamo tutti com'è Agnes. Ok, guarda, questa intanto è la zucca che mi avevi chiesto, come la trovi? Ok, abbiamo fatto, sbloccato anche un motivo appunto croce. Questo è il telaio. Vabbè, signorina Crumble Button, non se l'abbia male. Grazie però per la pianta mucca. Ma io la vorrei vendere. Diamo il fertilizzante. Super vitalità. Ok. Poi ragazzi, tra un po' veramente le dovrò fare. Manda a casa. Vendiamoci tutta sta lana. Vasto microfono adesso? Sì, ok, perché è 2 ore che parlo pensando di aver attivato il microfono, in realtà non è così. Quindi, allora, ho finito finalmente la commissione della signorina Agnes. Direi di chiamare qui Michael Bell, così ho parlato con l'altro coniglio e posso fare rapporto. Lei è stanchissima, io non vedo l'ora di farle la casa, però francamente oramai vorrei aspettare un attimo, no? Aspetta a riempire di mangime, è arrivato, parla a cuore aperto, lei è sporca, dai rapporto sui conigli. Allora, vediamo se... Conigli, uccelli e volpi adorano ricevere regali, beh, chi non li adora? Se vuoi conquistarti la simpatia di uno di loro, cerca di capire quali regali gli piacciono, prima che te ne renda conto. Potrebbe a sua volta portarti dei regali dai boschi. Mi riempi di gioia vederti familiarizzare con la fauna locale e sapere che ne hai avuto cura mentre avevo da fare altrove. Divertiti con questo assortimento di oggetti di vario tipo che ho messo insieme per mostrarti il mio apprezzamento. Vediamo cosa mi hai dato. Ho lama, lana beige, quindi potrei dare a lei... quella degli ingredienti, la lana beige, perfetto, è una sola però insomma l'altra magari la potrei comprare, questo lo vendiamo, non mi interessa usarlo, questo lo vendiamo, ci vendiamo pure il latte, soldi, cos'è questo? Il pomodoro, vabbè sì, il pomodoro in effetti potrei, peccato perché lei voglia farla, deve vivere poi di, insomma delle fatiche delle sue, del suo sudore, quindi pianta.
Che ci fai con il latte in mano, scusami tesoro? Compro un tavolo da lavoro. Ok, allora ragazzi, io direi che per oggi ci possiamo fermare qua. Anzi, prima però offriamo l'aiuto, vediamo se c'ho qualcos'altro da fare. Va bene, dai, questo lo posso fare, tanto adesso li abbiamo qua. E quindi vedremo. Ah, 3 cioccobacche. Io ce l'avevo 3 cioccobacche. Questo lo possiamo fare subito. Ne ho 2 però, non me ne manca una. Per la sfiga, va bene, allora niente. Io ragazzi direi però di salutarci qua, spero che l'episodio vi sia piaciuto, mi rendo conto che è stato un pochino noioso. Spero la prossima volta di farvi venire qua e farvi trovare una bella casetta. Se vi è piaciuto comunque lasciatemi un like e un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi invito anche a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per restare sempre aggiornati. E niente, vi mando un grosso bacio e alla prossima. Dag dag!